intervenire, non posso operare, non posso fare niente. Vado a svegliare tu che vuoi, ti prego. Perché non intervieni? Perché non mi vieni in soccorso? Tu mi lasci qui in questo limbo maledetto, senza porte, senza finestre, senza bagno. Nemmeno il bagno c'è. E che salvatore sono? Non lo salvo l'uomo. Ti sei mosso? Ti sveglio? Cos'è, un movimento inconsapevole? Apre e chiude gli occhi e non se ne accorge. Così fanno così, inconsapevoli. Io sto in mezzo agli inconsapevoli. Chi sei? Come ti senti? Dove siamo? Chi sei? Sono uno. Ti basta questo uno, come ti senti? Dove siamo? Rispondi alle mie domande, come ti senti? Non lo so come mi sento. Ti senti meglio? Meglio, penso. Hai sentito? Sta meglio, siamo contenti. Con chi parli? Io no. No, non sono contento. Come faccio a essere contento? Mi devo venire a raccattare uno per uno per strada, nelle case. Io sono stanco. Sono stanco, non ce la faccio. Uno per uno, giusto? È così che devo fare. Almeno facciamo a coppie, a gruppi, a eserciti, perché uno per uno ci si mette troppo tempo. Mi dici chi sei? Io sono quello che ti ha salvato. Mi hai salvato? E da cosa? Da una macchina. Ti hai investito. Io ti ho preso, ti ho portato qua e adesso sei sveglio. Mi hai soccorso? No, ti ho salvato. Non è la stessa cosa? Non proprio. Come ti senti adesso? Va meglio? Ho la testa vuota. Non ti senti in forma? Non mi sento bene. Quello vedi come siamo ridotti in questa testa vuota? Mi dici chi sei? Ancora? Insisti, tu non devi insistere, non serve. Perché non vuoi dirmelo? Perché? Non capiresti. Mettimi alla prova, magari ti sorprendo. Niente, niente, io sono niente. Tu non sei niente. Non sono più quello che ero. Non sono ancora diventato quello che sarò. Io sto in mezzo, capisci? Sto in mezzo. Io sto nel limbo. Io sto nel limbo. Tu mi lasci qui a cercare una soluzione. Questi hanno la testa vuota. Ma perché mi hai salvato? E come perché? Perché non ne posso fare meno. Sono obbligato. Io non mi posso sottrarre. No. Dove va la testa? Meglio? No. Vabbè, non importa. Dobbiamo procedere. Dobbiamo parlare di cose serie. Io voglio sapere che cosa ci faccio qui dentro. Tu sei qui perché da te passa la mia salvezza e anche quella tua. Ma che stai dicendo? Ma non importa, non devi capire. Adesso lasciati andare, fidati. Mi fa male la testa. Non mi serve niente la testa. Come fa a farmi male la testa? Che scuse sono queste? Non è una scusa. Tieni il tuo mal di testa, adesso rispondi alle mie domande. Come ti chiami? Io? Sì, tu. Non mi ricordo. Troppo comodo, dai. Io non mi ricordo davvero. Fai lo sforzo, avanti, ti devi ricordare. Forse... Forse? 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 Senti, non lo so. Non lo so, non lo so. Inventa! Inventa un nome, per voi che me ne freghi a me di come ti chiami veramente. È la procedura, inventa qualcosa, inventa un nome. Primo. Presuntuoso. Secondo. La vera battuta. Ma che battuta è? A che mi serve fare queste battute? Avanti, dammi nome, un indirizzo, qualcosa, un codice fiscale, su una pillola qualunque. Aiutami ad aiutarti. Ma io non voglio essere aiutato. Ma che significa non voglio essere aiutato? Significa che non voglio. Ma cosa stai dicendo? Quello che ho detto. Ma come sarebbe a dire? Ma chi ti ha chiesto di salvare? Ma nessuno me l'ha chiesto. E allora perché mi hai salvato? Ma perché non volevi essere salvato? No. E perché? Perché io sotto quella macchina mi ci sono buttato. Ci sei buttato? Sì. Sotto la macchina? Sì. Volontariamente? Suicidio? Ci ho provato. No! Ma perché mi fai sempre trovare questi casi umani? Non ce la faccio, fuori di me! Senti, grazie di tutto, ma io adesso sto meglio, devo andare. No, non puoi andare. No, ho detto che sto meglio. Io ti ho detto che non puoi andare. E che significa che non posso? Significa, ancora, esisti, io ti devo salvare, tu sei essenziale. Io ti ripeto che non voglio nessuna salvezza. Ma li senti? Mi senti, questi non si vogliono salvare, che cosa devo fare io? Ascoltami. La salvezza non è tua, Non è soltanto tua. Il male sta nell'uomo. E se io lo estirpo,
Se lo estirpo da te, io avrò vinto, quindi non ti posso lasciare andare non salvato. Anzi, fatti salvare, che cosa ti costa? Lasciati estirpare. Ma ti stai dicendo? Perché ti sei buttato sotto la macchina? Cosa? Rispondi, perché ti sei buttato sotto la macchina? Ma come perché? Avanti, apri il cuore, confessa. Ma perché volevo morire, ecco. Non farmi questo. Ma che ti faccio? Dai, rifletti. La vita è un dono, perché ci volevi rinunciare? Perché? Guarda, per come sto messo, io vivere o morire non fa alcuna differenza. No, aspetta, non essere impulsivo, rifletti. Non mi serve a niente. Sì, ti serve come? Un pensiero. Prendo lo spiro, lascio la rivale, avanti. Rifletti. Dico che non ne ho bisogno. E non dire, non devi dire, e rifletti. Ma che cosa mi serve riflettere? Guarda che a me è tutto chiaro, i miei pensieri sono chiari, i miei sentimenti sono ancora più chiari. Ma senti! Questi parlano di sentimenti come se ne sapessero qualcosa! Di sentimenti, per loro un battito di cuore è un sentimento. Vedono un barbone per strada e dicono: oh, che peccato, per loro questo è un sentimento. Ma con chi stai parlando? Col padre mio celeste. Con chi? Che fanno male anche le orecchie adesso. Col padre tuo celeste, esattamente. Ma tu ti senti bene veramente? E certo, non posso stare male, ma tu non capisci, tu ti ostini, questo ci ostina. Ma aspetta, aspetta, fammi capire bene. Ma sei un prete? Ma che domanda è? Se non sei un prete, allora chi sei? Te l'ho detto. Sono uno. Uno di tre. Uno di tre. Uno e trino? Esattamente. Cioè tu mi stai dicendo di essere il figlio del padre mio celeste. Veramente io e mio padre saremo la stessa cosa, ma comunque è una cosa troppo complicata da spiegare. Cioè tu mi stai dicendo di essere Gesù? Si vede. Hai appena detto di essere il figlio del padre tuo celeste. Sì, sì, lo so, ma tu mi hai riconosciuto. Tu sei Gesù? Sì, io ti dico, si vede o non si vede? Tu guardandomi mi hai riconosciuto. Ma mi stai prendendo per il culo? Io? Sei tu? No. Aspetta, fammi capire bene. Tu mi stai dicendo che io sono chiuso in una stanza con Gesù? Ma che stanza è stata? Questo è un limbo maledetto. Va bene, allora io sono in un maledetto limbo con Gesù. Per piacere, io adesso me ne devo andare. Non ci credi? No, no, non ci credo. Come faccio a crederci? GSPRST00A25A001A. Ok. Il mio codice fiscale. Andiamo, trova. Perché ridi? Perché ridi? Ma come perché ridi? Tu hai il codice fiscale di Gesù, io ti dovrei prendere sul serio. Esattamente. Ma tu sei tutto scemo, Gesù mio. Non bestemmiare. Senti, per piacere, io adesso me ne devo andare, dimmi dove la porta. No, non ci sono porte. Avanti, ho detto che me ne devo andare. Non puoi andare, fisicamente non puoi andare da nessuna parte. Che significa che non posso andare? Ci deve essere un modo, dov'è la porta? Altrimenti noi qui come ci siamo entrati? E chi ha parlato di entrare? Qualcuno qui ci ha visto entrare? Stavamo qua. Stavamo già. Tu ti sei sentito entrare? Io no, io dormivo. Ecco, allora vedi che non siamo entrati. Mi devo svegliare. Ma tu sei sveglio. No, 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 io sto dormendo, questo è un sogno. Ma che sogno? Sì, sì, per forza così, io sto dormendo e adesso sto sognando. Ma tu dici che stai sognando? Per forza. O sono morto o sto sognando. Tu non sei morto. E allora sto sognando. E questo ti tranquillizza? Ah, certo, certo. Perché se dormo e sogno prima o poi mi sveglierò e questo sogno sarà finito. Va bene, se ti tranquillizza va bene, allora diciamo che stai sognando. Sì, io sto sognando, soltanto un sogno. Ah, sì, presuntuoso. Dai! Zitto, voi! Vedete o toccate tutto qua, tutto ciò che non vedete o non toccate per voi non esiste. Presuntuoso. Senti, per piacere, lasciami stare, tanto questo è soltanto un sogno, anzi tu sei soltanto un sogno. Siete senza speranza. Non capirete mai, bisognerebbe lasciar perdere. Ecco, bravo, lasciami perdere. Lasciami presto, io mi voglio perdere. Io adesso mi addormento, così prima o poi mi sveglio e questo sogno sarà finito. Perché ti sei buttato sotto la macchina? Lasciami stare. Rispondi, perché ti sei buttato? Lasciami stare. Rispondi, lasciami in pace. Rispondimi, perché ti sei buttato? Perché mi sono stancato anche io come te. E che cosa ti sei sopportato? Che cosa sopportavo? Non senti, basta, io non ci voglio parlare. Ma tu devi parlare con me. No, certo, io ci devo parlare con lui perché lui è Gesù e mi deve salvare. Ma tu pensi che io mi dovevo andare a sognare proprio Gesù Cristo? Avanti, parla. Confessa, facciamo quello che dobbiamo, tu fare il tuo, io farò il mio. Senti, Gesù, in confidenza, devo sapere qual è il più grande problema di quest'uomo che vuoi salvare. Sì, lo voglio. Ah, tu lo vuoi sapere. Sì, dimmi. E il fatto che io posso parlare liberamente con te. Cosa? Sì, sì, la libertà. La libertà è la più grande rogna che mai toccata all'umanità. Ma lo senti? Sì, mi sente, mi ha sentito. E comunque lo sa benissimo anche lui, ma se non lo sai, te lo dico io. La libertà
È una merda. La gente ammazza altra gente, sai perché? Perché è libera di ammazzare. Punto. No, 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 la gente è libera, d'accordo, ma... Oh, senza ma. Senza ma, caro Gesù. L'uomo è uno schifo. E non è fatto per essere libero. E adesso basta, lasciami stare. No, 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 aspetta, no, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Basta! Sono stanco, voglio dormire. Lo vedi? Dormo. E io come li sveglio? È una meraviglia l'uomo. Si è fatto nobile, eppure non ne sa niente. Lo lasciamo in pace. Non è cambiato niente. Tutto uguale. Sempre nello stesso sogno. Non è un sogno. Stando? Ma che sogno? Allora è reale. E certo, come tutto il resto. Senti, per piacere, dimmi come si fa ad uscire da qui. Non si fa, non si può. Davanti ci deve essere un modo. Non c'è un modo, non si può e basta. Ah, vuoi chiedere dei soldi? Che soldi? Sì, sì, mi hai rapito per chiedere un riscatto. Ma che riscatto? Oh, guarda che sei cascato malissimo, perché io soldi non ne ho. Nessuno di quelli che conosco ha soldi. E comunque nessuno pagherebbe un centesimo per liberare... Non me. Voglio soldi! E allora che cosa vuole? Dai calmo, perché non serve a niente arrabbiarsi. Calmo, devo stare calmo. Ma come faccio? Sono chiuso in una stanza senza porte con un pazzo che dice di essere Gesù e devo stare calmo. Poteva andarti peggio. Ma mi poteva andare anche peggio, peggio di così. Sì, potevi stare in una stanza senza porte con il diavolo. Senti, mi piacere, ma adesso mi dici che cosa devo fare per uscire da qui, eh? Che cosa devo fare? Che devo fare? Devo risolvere un enigma, un problema, mi devi fare un indovinello. Che cosa devo fare? Tu devi dirmi perché ti volevi ammazzare. Tu ringrazia soltanto... E io non mi ricordo che è successo prima di venire. Adesso mi dici che cos'è questo posto perché mi tieni qui. E già te l'ho detto. No, mi hai detto un sacco di stronzate, mi devi dire la verità. Ma te l'ho detto la verità. Guarda che se non parli io continuo a stringere. Stringi, tanto non posso morire. Ma io poi me vediamo se non puoi morire. Le persone normali, nelle vite normali. E cioè? E cioè tutto!
dei genitori, un lavoro, dei soldi, una bella casa, una moglie. Io avevo tutto quello che devono avere le persone normali. Poi? E poi mi hanno tolto tutto. Chi? Ma che vuoi da me? Chi? Mia moglie per prima. Ti ha tradito? Sì. E con chi? Con nessuno. E allora che tradimento ha? Perché ci vuole per forza una terza persona per tradire? Di solito sì. Questa volta no! Va bene. E allora come ha fatto a tradirti? Non si è fatta di trovare. Da te? Da tutti. Un giorno è uscita. Era una giornata normale. Come tutte le giornate normali della vita normale. Quelle giornate normali che è un miracolo se arrivano la sera senza che sia successa una tragedia. Ecco, sembrava una giornata così, una giornata normale. E invece lei è uscita. Non se ne è saputo più niente da nessuna parte. È viva? Non si sa. L'ha uccisa? Non si sa. Si è volatilizzata. È sparita da un momento all'altro. Non c'è più. E l'hanno cercata dappertutto, tutti l'hanno cercata. Polizia, investigatori, tutti. Non è più saltata fuori. Questo fa male. E tu che dici? Io dico di sì. E adesso che fai, Gesù? Mi fai uscire? O prendi mia moglie e me la fai ritornare qui davanti ai miei occhi? Lo puoi fare questo miracolo, Gesù? No. Ma no? E a che serve allora? A che serve se non puoi fare il miracolo? Davanti, Gesù, spiega! Prendi questa roba che mi è successa, dagli una spiegazione, mettila da qualche parte, trova un senso. C'è un momento che quando arriva le cose non si spiegano, sono così e basta, benissimo. Però bisogna sopportarle lo stesso. E tu spiegami come posso sopportare il fatto che mia moglie sia sparita così da un giorno all'altro. Come? Esatto, spiegami. E se poi non sei pronto? No, tu adesso mi devi spiegare com'è possibile. Tu mi devi dire perché io dovrei sopportare tutto questo. Ah, perché? Esatto, perché rispondi? Il perché non lo so. Ma non lo sa. Ma che razza di Gesù sei se non sai né perché né per come? Che razza di Gesù sei? Lo sento. Questo mi accusa. Questo vuole sapere come si fa a sopportare. Io che faccio? Glielo dico. È pronto? Che facciamo adesso? Dobbiamo aspettare una risposta dall'altro. No, tu tua moglie l'hai cercata, vero? Io non ho fatto altro. Io ho fatto le più grandi stronzate della mia vita. Io ho girato mezzo mondo, ho incontrato magi, sottomi, sciamani, di tutto. Ho lasciato il lavoro, mi sono licenziato. Ho venduto la casa e mi sono perso anche quei soldi. Adesso io non ho niente. Niente di niente. Nessuno sa perché succedono cose come queste, nemmeno tu. Bisogna sopportarle e basta. Eccola! La domanda! Quale domanda? Ma perché bisogna sopportare? Anche me ne faccio io della domanda, a me servono le risposte. Ma questa è la domanda delle domande, è il centro della questione. Ma perché bisogna sopportare? Perché siccome ci sono capitate delle vite così, o siccome ci sono capitate delle cose come queste, noi dobbiamo scontarle in eterno. Ma perché non siamo capaci di lasciarle andare? E che restano addosso e non se ne vanno. No! Siamo noi che ce le teniamo. Loro non vanno da nessuna parte, siamo noi che dobbiamo andare via, se lo vogliamo. Io una soluzione l'avevo trovata. Beh, dai. Sì, perché non è una soluzione. No, non risolvi proprio niente. Risolve proprio tutto, invece. Tanto sei presuntuoso. Tu pensi che ammazzando ti finisce tutto, giusto? Ma certo che sì. E a te chi te l'ha detto che è così? Che muori e finisce tutto. Chi te l'ha detto? Perché come tu lo sai, no? Ma non è detto che sia così. Non è detto. E se dopo la morte fisica ti rimanesse appiccicata addosso una specie di memoria? Se nella nuova forma che prendi ti rimanesse appiccicata, viscida, la memoria e con quello il senso di colpa, allora che cosa avresti risolto? Suicidandoti. Ma non è così. Ma non lo possiamo sapere con certezza. Tu non sai che cosa succede dopo. Tu non sai proprio niente. Ma se aveva ragione Dante, ma te lo immagini? Non solo continua a vivere, ma ti ricordi tutto e vieni anche punito per questo.
puoi sapere che cosa avresti risolto ammazzandoti. Nemmeno la morte risolve. E non lo possiamo sapere, non è detto. Nemmeno la morte è una soluzione. Io non lo so. Nemmeno della morte ci possiamo fidare. E allora questa consolazione, quando arriva mai? Eccolo. Perché la tua soluzione non è la soluzione. La soluzione è un'altra. Sarebbe? Inventare. Inventare cosa? Una vita, inventarsi una vita. Che vita? Di nuova. Farsi una vita nuova. Non è possibile, nuova cosa. Diversa. Diversa, farsi una vita nuova quando si è vivi, quando si è ancora in tempo. Inventare! È per questo che siamo qua. Ma che stai dicendo? La vita è quello che è, la vita non si inventa. Ma chi l'ha detto? Nessuno l'ha detto, ma è così. Ma certo che si inventa. E come? Si sceglie. Si prende il coraggio e si cambia tutto. Non è possibile. Dire che non è possibile. Ma non si può fare. Ma sì che si può fare. E come? Bisogna emigrare. Che c'entra emigrare adesso? Un uomo che si sposta da una parte all'altra del mondo, che cos'è? Un emigrante. Bravissimo. È un uomo che si sposta da una vita a un'altra vita, invece che cos'è? Da una vita a un'altra vita. Sì, da una vita dentro un'altra vita, che cos'è? Che ne so? Un emigrante. Tale quale. Solo che noi pensiamo che non sia possibile, finché lo crediamo, resterà impossibile, siamo presuntuosi. Aspetta, aspetta, che cosa c'entri tu con noi? Ma tu non sei Gesù? Ma perché non vuoi capire? Ma che cosa c'è da capire? Ma come, che cosa c'è da capire? No. Come, che cosa c'è da capire? Prendi la vita che hai e la cancelli! Capi tutto! Paese, città, conoscenti, tutto! Lavoro, abitudini, passioni, e diventi un'altra persona, diventi la persona in grado di guarire la persona che eri. Ma che stai dicendo? Tu sei uno che soffre perché non sa dove è il suo cuore di giustizia. Sì, è così. Benissimo. Tu puoi diventare uno che odia sua moglie, quindi non soffrire più, anzi essere sollevato dal fatto che se ne sia andato. Ma non è vero adesso! Non è vero adesso, nella vita che hai adesso, ma in un'altra! Ma perché la vita deve essere una condanna? Ma perché non possiamo farsene un'altra per stare meglio, per stare in pace, per essere finalmente quello che vogliamo essere? Tu hai fatto così. Ma cosa c'entro io adesso? No, rispondi, tu hai fatto così. E se fosse? Tu ti sei inventato Gesù? E se fosse? Dovrebbe essere una regola di civiltà la cancellazione delle identità. Ufficio cancellazione identità e a fianco ufficio nuova identità. Uno entra, si cancella, va nell'altro ufficio e si prende l'identità che vuole. Legale, civile, giusto, umano. E vuoi cancellare? Ma tu lo sai. Ma tu lo sai da quanto tempo che non parlavo con qualcuno? E ne sono da quanto? Da tanto, da tantissimo tempo, non me lo ricordo manco più. Non ho nessuno. Io, così quando ti ho trovato, ho pensato, lo porto qua, lo tengo qui, ti parlo, ci conosciamo, magari diventiamo amici, no? Conoscenti, vicini di corpo. Chi dici che cos'è questo mostro? Ma perché lo vuoi sapere? Ma perché non ha senso? È da pazzi, questo è tutto da pazzi. Ma perché dici di essere Gesù? Ma che devo dire di essere? Chi sono? A me? Niente, tutto normale. Normale? Tu sei normale? Sì, sono normale. Tu decidi di diventare Gesù perché sei normale? No, perché sono un prete. Allora, sei un prete? Sì, sono un prete, allora. Sei un prete? Non seguo perché non lo sono. O allora sei un prete o non sei un prete? No, mi hanno sprettato. Ah, ecco. E come mai? Che avevo il dovere della compassione e non sono stato all'altezza. Allora perché ti sei fatto prete? E perché? Perché lo volevano gli altri. Io ho sempre fatto quello che volevano gli altri. Mio padre ci teneva, mi diceva tu da grande farai il prete, tu da grande farai il prete. Alla fine mi sono convinto, sono sempre stato così. Io non mi sono mai sentito niente. Niente di niente. Ho sempre cercato di fare quello che volevano gli altri. Così mi sono fatto venire la vocazione. Io ho deciso di essere un cattolo, non era vero, non era sentito, ma tu non te ne sei accorto. Io ero prete, ma prete non mi ci sentivo. Che ne dici? Niente, e tanto meno prete. Io mi sono fatto prete perché gli altri se l'aspettavano da me. Mi sono fatto anche mandare in missione in Africa, mi sono detto, in mezzo alla gente che muore di fame, mi verrà spontaneo, no? Sentirmi prete. Bravo,
Come andrà? Tutto a rovescio. Tutto a contrario. Mi facevano schifo a me quelle persone che morivano ogni giorno. Non li volevo toccare. Erano magri, c'erano le mosche, mi morivano davanti come mosche. Non li volevo toccare. Erano pieni di bavi, malattie. Io dovevo salvarli, ma mi facevano schifo. E stavo male. Così ho scritto al direttore della missione, gli ho detto che gli ho raccontato tutto, gli ho detto che io i corpi malati di AIDS non li volevo toccare, non ci volevo avere niente a che fare perché io l'AIDS non me lo volevo prendere. Anzi, io pensavo che era giusto che quelli morissero. Capisci? Io prete, missionario, pensavo che era giusto che quelli lì morissero. Pensavo che cazzo, li hai fatti nascere tu così. Ma perché? Che c'è di male? Perché li devo curare io se il tuo volere che è quello che vuoi? È semplice perché eri un prete. Semplice? È semplice per te! E non è semplice per niente! Io non potevo andare avanti così, capisci? Avevo due strade. Una, spogliarmi, però poi vado a spiegare ste robe a tutti gli altri, oppure continuare. Insistere, fare di tutto per diventare prete, fare di tutto per sentirmi veramente un prete, ma come fare? E dovevo ispirarmi a qualcuno, no? Qualcuno che mi desse la giusta misura, ma chi? E la risposta era semplice, ma non mi veniva in mente. Poi una notte ho capito. Gesù, a Gesù mi posso ispirare, poi lo posso imitare, alla fine ci posso diventare Gesù, l'esatto opposto di me stesso. E così dal giorno dopo ho fatto tutto, sempre con il volto a stomaco, accompagnavo i vecchietti al fiume, poi andavo a vomitare dietro Gesù, io sempre, però ho continuato, ho insistito, ma non mi hanno dato il tempo di diventare Gesù, perché prima mi hanno richiamato qua, di nuovo qua, perché è incapace, inabile, inadatto alla missione, poi non si sono accontentati, mi hanno spretato, mi hanno spogliato, mi hanno dimissionato, perché hanno detto che non posso ufficiare, perché dicono che sono pazzo. Dicono che sono pazzo. Tu non stai bene, tu devi uscire a farti curare. Allora tu non hai capito proprio niente. La guarigione è diventare Gesù. La guarigione è nel personaggio che mi sono scelto. Io ho bisogno di vestiti nuovi, di una vita nuova, perché la mia vita, ma chi ce la fa a sopportare? Gesù. E allora io divento Gesù. E io tutto, conosco i Vangeli a memoria, mi sono fatto il codice fiscale, con anche il mio Padre Celeste. E gli stalagli posso dire tutto quello che voglio, capisci? Io devo solo convincerli di essere un'altra persona. Ma per farlo ho bisogno che qualcuno ci creda. E lo puoi credere anche tu. Anzi, tu ci devi credere per primo. Io, sì, tu. Sì. Perché per dimostrare di essere chi sono diventato, io devo salvare qualcuno, capisci? Per quello che quando ti ho trovato ho detto che potevi essere tu. Anzi, puoi essere tu. Chi vuoi salvare? Tu non salvi nessuno. Tu non stai bene. Tu sei ragione. Ma tu credi veramente di diventare Gesù salvando me? Ma che senso ha? Che senso ha? Come che senso ha? È una nuova possibilità. Ma scusa, tu avresti provato ad ammazzarti se avessi saputo che potevi inventarti. Così, dall'oggi al domani, una vita nuova, avresti provato ad ammazzarti. Ma che ne so? No, forse non. E allora perché non deve essere possibile? Perché tu non puoi essere Gesù. Te la voglio essere quello che sono. Non voglio. Che male c'è a inventarsi una vita? E dopo che te la sei inventata, che male c'è a far di tutto perché diventi me? Io ho bisogno di due sillabe. Due sillabe sono la mia salvezza. Gesù. E invece sto in una sillaba sola, io sto sotto, ma perché siamo tutti sotto, tutti, anche io sto sotto a tutti, per questo ho provato ad ammazzarmi, non ci sono riuscito, ma non conta, tu non mi puoi salvare, da quando io ho deciso di essere morto, io sono morto. Tu sei morto, tu sei qua. No, io sono morto. E guarda che stare chiusi qua dentro non serve a niente, né a te né a me. Ma invece serve come? Perché dobbiamo avere il coraggio di prenderci le nostre... Non serve a niente, basta. Lasciami dormire. Aspetta. E che facile adesso? Che faceva Gesù tra una parabola e l'altra?
Siamo deboli. Siamo spaventati. Pure siamo capaci di addormentarci come animali senza colpa. Lasciamo in pace, eh? Che dici? Rimani solo nella tua testa, capisci? Tu puoi anche sentirti un re,
Ma se gli altri vedono in te soltanto Bartolomeo, tu sarai soltanto Bartolomeo. Vuoi un booster? No, il booster no. Ma quindi tu per diventare veramente Gesù hai bisogno che io dica. Esattamente. Cioè, se tu, quando mi guardi, vedi Gesù, allora io divento Gesù. Dici? Ho capito. Hai capito? E sei sicuro che questa cosa ti farà sentire meglio? Assolutamente. Io ho sempre sognato di incontrare Gesù. Veramente? Hai da cosa avresti voluto dire? Ho sempre pensato di avere un sacco di cose da dirmi, ma da quando ero piccolo. Tipo? Ah, non lo so, un sacco di cose. Parla con quello, come puoi parlare? Non so, adesso. Dov'è il bagno? Bagno? Hai presente il bagno? No. C'è un bagno? No. No, bagno no. Beh, cibo sì, ma bagno no, perché non mi posso fidare ancora di te. Ho capito, ma io ho urgenza, che faccio? Gli avrei voluto dire soltanto di dare da mangiare a tutti i bambini del mondo. Eh? Cosa? Caro Gesù, vuoi dare da mangiare a tutti i bambini del mondo? Ah, no, non posso farlo. Ma non lo puoi fare? No. E perché? Perché non dipende da me. E da chi dipende allora? Da voi. Ah, sì, da voi. Avete il libero arbitrio in qualcosa, io non ci posso entrare. E quindi fammi capire bene, in qualche modo secondo te è giusto se accadono certe cose? Quali cose? Certe cose, è giusto se qualcuno vuole di farlo. No, ma non è una questione di giusto o sbagliato. Nessuno ha parlato di giusto o sbagliato. Ognuno ha una vita, una coscienza e una responsabilità. E quelle si devono esercitare. Il mondo da quello dipende, da ogni singola coscienza. Da ogni singolo, da quelle cose non ci può entrare nessuno. No, non è così. Tu puoi intervenire. No, non posso entrare. Sì, basta che elimini il libero arbitrio. Io non la voglio, questa responsabilità. Non mi serve, non mi gioca, io ne lo so già. Ma perché non decidi tu per tutti? Ok. Ma non è possibile che la faccio un'umanità di soldati. Ci sono morti in croce per darmi la libertà, ma per favore non... Ma quale morto in croce? Guarda che secondo me questa libertà è un regalo del diavolo. Non nominarlo neanche, cosa c'entra adesso il diavolo? C'entra, invece c'entra, io ve lo immagino. Ma perché tu non te lo immagini che sta laggiù e se la gode di ogni cosa che accade qui? Lui se la gode per ogni innocente che muore di fame. Lui se la ride, tu no. E allora mi sa che questa libertà è un omaggio del diavolo. No, non è così, ma non te ne faccio una colpa, eh. Padre, perdonalo, non è colpa tua, non te ne faccio una colpa perché tu certe cose non puoi sapere. Ah, ecco, adesso parli davvero come Gesù. Grazie. Ma che grazie, non è un complimento. No? Ma certo che no, perché Gesù fa così. Gesù non argomenta, e così fai anche tu. Arriva sempre un momento del discorso in cui Gesù dice, è così, bisogna avere fede, vi dovete fidare, dovete avere fede. Ma anche la fede che cos'è? Non è un omaggio del diavolo. Ma non è che hai blasfemo. Io mi devo fidare. E cioè non devo fare domande, non è questa la fede. Assenza totale di domande, o nella migliore delle ipotesi, assenza totale di risposte. Ma l'uomo che non fa domande e non si aspetta risposte, che uomo è? Un uomo di fede. Esatto, un uomo che crede oltre ogni convincimento, che crede e basta, che crede a tutto, che crede. Io mi fido di te, io mi affido a te, io mi affido in tutto e non faccio domande. Io credo, e credo anche che ci possa essere una guerra giusta e la faccio, felice. Poi però se qualcuno muore... Se c'è il tormento, le carestie, la sofferenza, il dolore, la colpa rimane su di noi. Noi e solo noi dobbiamo sopportarne il peso, noi ci dobbiamo fare i conti, tutti dei figli. E allora questa fede a che cosa serve? A sopportare, basta, a sopportare il peso delle nostre colpe che non hanno rimedio. E no, allora facciamo capirci. Non è sempre colpa mia, perché ho il libero arbitrio, sono libero di scegliere tra il bene e il male, chiaramente io scelgo il male, perché è quello che mi riesce di fare meglio. Oppure non è colpa mia mai, perché io mi affido a te, io mi fido di te, io credo in te, allora credo anche che ci possa essere una guerra giusta e la faccio senza fare domande. Perché certo, ci sono state delle guerre giuste perché necessarie. Ecco, certe cose necessarie, non le stabilisce il diavolo. Non lo so. No, tu lo devi sapere, se tu vuoi essere Gesù tu lo devi sapere. Passami un po' di carta adesso. Beh, non toccare niente adesso con quelle mani nude.
capito, sì. Senti, senti, se tu vuoi essere Gesù, tu devi sapermi dire chi ci ispira a noi poveri. Chi ci ispira? Tu o io? Gesù, sei sicuro? Sì, sicurissimo. Benissimo, benissimo. Come? Quando? In che modo? Con il rispetto. Il rispetto di cosa? Tipo, ama il prossimo tuo come te stesso. No, 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 con il rispetto delle leggi, dei comandamenti. Ma se io ho il libero arbitrio delle leggi, me le posso colpire. Ma infatti i comandamenti non decidono per te, ti indirizzano soltanto, non decidono per te. I comandamenti, benissimo, sì. I comandamenti, quali comandamenti? Non avrai altro Dio all'infuori di me? Per esempio, sì. E lo sai che mi importa di questo comandamento? A fare la guerra. Ma fare la guerra? Sì, perché è quello che mi riesce di far bene. Il male piuttosto che il bene. Sai che cosa facciamo noi? Prendiamo questo tuo bel comandamento, ce lo infiliamo nello zainetto e in nome del nostro unico Dio onnipotente andiamo per le strade a fare le stragi. Se tu ci lasci fare, noi questo siamo capaci di fare. Vabbè, ma adesso mangio il comandamento. No! No, se tu hai deciso di trasformarti. Se hai scelto Gesù come tuo personaggio nuovo, devi saperlo indossare. Non mi sembra che lo fai bene. No, mi sembra che ti sia un po' tardo di spalle. Avanti, 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 prendiamo un altro comandamento. Avanti. Oh, non è il padre e la madre. Perché neanche quello va bene. Perché ne so io? Sei tu, Gesù! Ma neanche questo è giusto! Ma niente è giusto! Niente! Perché io ho il libero arbitrio che guarda tutto! Onore il padre e la madre, il comandamento, che è un bel comandamento, per carità. Ma io posso regolarmi diversamente, no? E se non lo onoro il padre? E se non la onoro la madre? E magari gli ammazzo, gli faccio pezzi, gli sguardo. A me che cosa succede? Che sei un peccatore. No! A me non succede niente! Sai perché? Perché io dopo vado da un domani qualsiasi, gli confesso il peccato e ottengo la soluzione, e così torniamo dal diavolo. Torniamo dal diavolo. La confessione. La confessione è l'arma che ha il diavolo per liberare l'uomo dall'ingombro del senso di colpa. E così lo invita a dannarsi per sempre. Fai quello che vuoi. Fai tutte le azioni di cui sei capace. Fai di peggio se ti viene di peggio. Da un'azione passa all'altra. Ma fai in modo che la successiva faccia impallidire la precedente. Fai quello che vuoi e non dartene pensiero. Tanto nessuno te ne renderà conto. La confessione, la vittoria del diavolo su tutto il resto. Fai quello che vuoi, fai tutte le azioni di cui sei capace, poi vedi da me io ti rimetto il peccato. Il sacramento della penitenza prevede la remissione dei peccati solo se c'è un sincero pentimento. Io mi pento, io mi pento, io mi pento, io sono pentito. Ma tu davvero credi che se fosse stato Dio nelle carte, se fosse stato Lui a stabilire le sue regole, l'uomo avrebbe potuto ammazzare? Forse no. Ma certamente no. Ma che cosa ti serve se è Gesù? A chi vuoi salvare? Tu non salvi nessuno. Tu dovresti andare casa per casa a parlare con ogni singolo individuo, fargli capire che le cose sono diverse, stravolgergli la vita, mostrargli che la strada è un'altra ed è completamente diversa. Uno per uno. Ma noi siamo 7 miliardi. È troppa roba anche per te. Io ho bisogno di essere Gesù. Ma ne abbiamo bisogno anche noi. Dio non capace di stravolgerci la vita, più uno capace di rivoltarci come un calzino. Guarda che bella storia di cambiare vita, mi piace, io ne ho bisogno, ma convincimi che sia possibile. Salvami davvero, così tu sarai diventato Gesù e ti sarai salvato anche tu. Dormo perché è un giorno e mezzo per me. Io non mi salvi più. Ma secondo te Lazzaro quando si è svegliato, no? Quando è rinato per la seconda volta, non ha cambiato vita? Non lo so. Sì, ha fatto così. Sì, sì, ha salutato i suoi. Perché sei andato in un altro posto, è andato in un altro posto con le palme, con il sole, il mare, il sole, si è sdraiato, ha bevuto un sorso d'acqua fresca e si è fatto chiamare con un altro nome. Sì, è questo il vero miracolo, altro che alzati e cammina. È questo il miracolo che possiamo fare, l'unico. Però lo possiamo fare. Quale miracolo? Scegliere di essere un altro e diventare. Ma che miracolo è? È la rivoluzione. Darsi una nuova possibilità.
Ma scusa, ma tu non vorresti smettere di essere Bartolomeo? Ah, sarebbe una consolazione, sarebbe. Una liberazione, sarebbe. Ma che me ne faccio di essere Bartolomeo, eh? Lo vedi dove mi ha portato a essere Bartolomeo? Guarda, sotto una macchina. A essere un altro. Ma come si fa? Inventarsi una vita diversa, eh? Io non ci riesco. Non riesco a crederci fino in fondo. Lo possiamo fare tutti. E lo puoi fare anche tu. Però adesso io devo dormire un po'. Non puoi salvarmi.